quella che noi percepiamo e misuriamo e che chiamiamo natura, universo osservabile. E di questa natura cosa facciamo? Facciamo scienza. Fare scienza cosa vuol dire? Che facciamo dei modelli, come ha detto Enrico, credo che sia giusto, dei modelli matematici della realtà materiale che semplificano diverse cose, semplificano la realtà, approssimano la realtà e sono validi solo nel contesto originale e sono validi solo perché sono utili, non perché sono belli. Allora vi faccio un esempio, semplificano la realtà e approssimano la realtà. Approssimazione vuol dire che io misuro il diametro della Terra o misuro questo tavolo, io posso dire che questo tavolo è 5 metri e 16 centimetri, più o meno un centimetro, oppure 16 centimetri, 4 millimetri, più o meno un millimetro, ma non ha una precisione infinita con un numero infinito di cifre, va bene? E semplificano la realtà perché spiegano la parte di realtà che interessa per lo scopo che interessa. E vi faccio una domanda per rendere più chiara questa cosa: qual è la forma della Terra? Chi lo sa non rispondere. Qual è la forma della Terra? Rotonda, schiacciata, tonda, è piatta? Sferica. Sferica, è un geoide. Ma è veramente sferica? No, è un geoide. Ma geoide vuol dire, no? La Terra in realtà, se io vado da Padova a Venezia, se vado da Padova anche a Canicattì, non mi serve una terra, un modello di terra che sia sferico. Io apro un atlante, l'atlante mi mostra una terra piatta, lo seguo e vado, oppure apro il TomTom o Google Maps, quello che volete. Il modello che mi basta per poter guidare in automobile è una terra piatta. Se io voglio andare in aeroplano, probabilmente mi serve una terra sferica, altrimenti vado sulla Luna. Se voglio arrampicare, sono un alpinista o sono uno speleologo o sono un oceanografo, non mi basta una terra sferica. Devo sapere che sono le montagne, devo sapere che ci sono i fondi del mare. Quindi, in realtà, la forma della Terra qual è? Chi lo sa? Tutti quelli che diciamo sferico, geoide, eccetera, sono modelli della Terra. La Terra è la nostra realtà naturale. In realtà la forma della Terra cambia, dico, ogni volta che un soffio di vento sposta un granello di polvere, un granello di sabbia, ogni volta che un contadino ha un campo, la forma della Terra cambia, capite? È importante tenere presente questo: il modello, come ha detto giustamente Enrico, non è la realtà, e la stessa realtà può essere descritta da modelli diversi a seconda dell'utilizzo che se ne vuole fare. Ok? Validi nel contesto originale, questo meriterebbe un'altra conferenza, perché molto spesso in esposizione, adesso non so quanti di voi siano diciamo universitari oppure si occupino, comunque avrete siete esperti di una, due, tre materie, ma non di tutto, ok? Le cose che non conosciamo le leggiamo sui giornali, se ci va bene siamo bravi, leggiamo sugli articoli dei giornali divulgativi seri, altrimenti iniziamo a leggere su Repubblica, su Corriere della Sera, eccetera. Ogni volta che io leggo qualcosa di cosmologia sui giornali, resto atterrito, non riconosco quello che leggo, perché non corrisponde a quello che io so. Non so se a voi è, ecco, vedo che sì, ma capite? Quindi, vale nel contesto originale, e soprattutto nel contesto originale, un'idea scientifica, un messaggio viene spesso distorto quando, per fare notizia, per esempio, per essere divulgato e avere share audience alla televisione, viene mostrato solamente o in particolare dando evidenza alle sfaccettature che sono fotogeniche, agli aspetti che sono sensazionalistici, anziché essere presentati in modo arido e luminoso, magari come potrebbe essere l'argomento originale. Quindi questo sarebbe un warning per quanto riguarda la divulgazione scientifica. La divulgazione scientifica spesso viene fatta da persone che non sono abbastanza competenti, e questo è il motivo per cui voi tutti pensate che non sia stato, sia esistito. Ma se voi lo chiedete a un cosmologo vi spiegherà che non è vero, per esempio, capite? Questo era solamente un appunto epistemologico che si lega, e lo dico anche questo, si lega anche a un discorso di linguaggio. Lo stesso termine, per esempio, inizio, fine, creazione, infinito, in cosmologia, in fisica vuol dire una cosa, in filosofia vuol dire un'altra, in teologia vuol dire un'altra ancora. Il giornale dice creazione dell'universo. Qualcuno si arrabbia e dice: ma com'è possibile? Qualcuno dice: ma cosa è successo ogni volta? Abbiamo scoperto un universo diverso dall'altra volta, capite? L'uso non attento dei termini che vengono scritti crea molte confusioni.